una giornata di intenso lavoro qui a Picanello, in uno dei quartieri più antichi della città, dove ci sono mille problemi ogni giorno, dove c'è una grande voglia di riscatto, esemplarmente rappresentata da questa scuola. Qui abbiamo presentato oggi i cantieri che sono stati aperti a Catania. Si tratta di 17 cantieri per complessivi 5 milioni di euro. Nei prossimi 6 mesi saranno 50 i milioni di euro di lavori che partiranno per trasformare Catania grazie a una sinergia di una città che vuole fare squadra per tornare a essere una grande città orgogliosa del suo passato ma proiettata sul futuro. Cantieri che trasformeranno la città di Catania ma daranno anche un grande svolto a Catania. Ho avuto in questo processo di rigenerazione della città vicino un grande ministro, un grande personaggio della politica nazionale, il ministro De Vincenti, che si è speso a fianco a noi per trasformare questi patti in realtà operativa. Grazie a lui oggi, a partire da queste scuole, potremo guardare con più serenità al nostro futuro. Perché ha fatto un grande lavoro lui, la sua amministrazione e la collaborazione istituzionale tra la città metropolitana di Catania e il governo è esemplare. Credo che sia molto bello oggi che inauguriamo i cantieri che si aprono grazie al patto per Catania, e i primi cantieri che si aprono sono proprio quelli delle scuole, perché i bambini sono il futuro di Catania, il futuro della Sicilia, il futuro del Mezzogiorno, il futuro dell'Italia. Quindi è molto bello che si parte da qui. E poi si continua, si faranno molte altre cose, sia nel campo infrastrutturale che nel campo ambientale. Si lavorerà a creare condizioni per una vita più bella per i cittadini e anche per facilitare le attività produttive e la ripresa produttiva del territorio di Catania. Catania è una città battistrada del Master Plan per il Mezzogiorno.